l'attrattore del comune di Amendolara, il castello. Il castello fu eretto intorno all'VIII-IX secolo su una rupe, probabilmente sui resti di una preesistente fortezza. I Normanni, conquistata la Calabria, nell'opera di rafforzamento delle difese, all'inizio dell'anno 1000 ricompresero anche il castello di Amendolara, unica stazione di riposo e di ristoro tra Mileto, sede della corte, e la Puglia. Federico II fece abbellire e restaurare il castello, trasformandolo in Domus Imperialis, soggiornandovi in diverse occasioni durante i suoi numerosi viaggi verso la Sicilia e la Puglia. Nel 1263 il castello ospitò i due reali Manfredi e la regina Elena d'Epiro. Fu poi residenza di tutte le famiglie nobili che ebbero il possesso del feudo di Amendolara, tra cui i Sanseverino, i Marra, i baroni Gambarotta, i Ruffo, i Carafa, i Pignatelli di Bellosguardo. Nel 1808 il castello, a seguito delle leggi sull'eversione della feudalità, incamerò il manufatto che divenne quindi proprietà dello Stato. Fu quindi acquistato dai marchesi Gallerano, che ancora oggi con i loro discendenti conservano la proprietà. Il terremoto del 1783 causò diversi crolli, in particolare alla cinta muraria. Il castello è caratterizzato da un possente terrapieno alla base ed è protetto lungo il lato occidentale da un largo fossato con un ponte in pietra, forse a sostituzione di un antico ponte levatoio. Il portale d'ingresso, con arco a tutto sesto in muratura, immette attraverso un sottopasso nel cortile centrale. Diverse sono le decorazioni settecentesche e neoclassiche che caratterizzano l'attuale aspetto del castello.